Senza alcun dubbio, la finale più attesa per la Champions Cup 2015-2016 è quella master tra Sport Village in maglia giallo-rossa e i mercenari in maglia bianco-blu. Mercenari che hanno eliminato in semifinale niente popò di meno che Knusatim, che vinse la Champions Cup 2015 battendo Ottica Onnis in finale. Lo Sport Village, non senza tremare, ha avuto la meglio dei Defensor 78 solo dopo i calci di rigore. Arbitri dell'incontro sono i signori Spano e Coni. Subito Pudu per Scarlatella che si allarga sulla destra. Il tiro Lodovic, provvidenziale in calcio d'angolo. Subito emozioni. Pinna adesso. Il pallone per Bellini che va al tiro sfiorando il palo di sinistra. Ancora Bellini. Il pallone. E adesso sulla corsia di destra per il numero 4, Alberto Corrias, che va fino in fondo, trovando però soltanto la rete esterna. Adesso ci prova Babusa, Massetti in qualche modo. Ora Mocci dalla destra per Nurki. Il vantaggio dello Sport Village al minuto numero 7 con Massimo Nurki che sorprende Simone Lodovici nell'angolo destro. Ancora Massimo Nurki, calcio di punizione dalla destra, pallone per Valerio Mocci che prova ad entrare in area, conclude trovando solo la rete esterna. Adesso Scarlatella in mezzo a tre, prova a passare dietro per Nurki che fa 2-0 da fuori al 12° minuto. Attenzione però i mercenari subito con questo lancio, è Guido Floris che non sbaglia. Davanti a Davide Massetti, i mercenari sono vivi e lo dimostrano adesso Bellini, la punizione dalla sinistra, pallone verso Alessio Schirru che ci prova, conclusione che termina sul fondo adesso Marco Bellini, il pallone per Pina che la dà dentro per Folleri, mostruoso intervento di Massetti, adesso Mocci, l'1-2 che Scarlatella che riesce a passare sulla destra, il traversone non ci arriva Hoppes, poi arriva Nurki, la conclusione si perde di parecchio alta, andiamo adesso nella presa con Pinna, la punizione da destra, pallone sul fondo di un nulla da quest'altra parte, Scarlatella arpiona il pallone al limite versante di destra, vede Mocci, anzi è Schirru che la restituisce a Scarlatella che realizza il gol del 3-1 al 10° minuto del secondo tempo. Attenzione però Bellini che entra in area dalla sinistra, insacca nell'angolino vicino, ancora mercenari ancora vivi, finale bellissima. Adesso Hoppes, corsia di destra, si ferma, la mette in mezzo Scarlatella in qualche modo, poi Schirru e poi Bellini, ancora Schirru e poi Bellini che spazza l'aria. Adesso attenzione al calcio di punizione per lo Sport Village con Nurki che ci prova, salva sulla linea Andrea Firpo. Adesso Mocci, corsia di sinistra per lo Sport Village, Mocci si accentra dopo aver saltato un uomo, ancora Mocci, cost to cost Valerio Mocci, un gol straordinario del presidente giallorosso al minuto numero 17, non è ancora finita però, Pinna dalla sinistra, pallone che si insacca nell'angolo vicino, 4-3 per Sport Village, quante emozioni, Pinna adesso dalla destra ci prova, pallone deviato, Massetti la papera e poi salva sulla linea di porta, Enrico Hoppes qui in possesso di palla sulla tre quarti, il pallone per Cocco dalla destra, fiondata che termina alta, adesso attenzione, ci prova Corrias in qualche modo, poi Folleri, in qualche modo Mocci sulla linea, che è partita ora, ci prova Mamusa da fuori, pallone che termina sopra la traversa, adesso Mocci scappa sul versante destro, potrebbe entrare in area di rigore, preferisce il passaggio per Scarlatella che cerca lo spazio per il tiro. In realtà non lo trova. Ancora Sport Village che si porta in avanti qui. Pina non riesce ad arpinare il pallone. Ci riesce molto bene invece Nicola Scarlatella che poi cede per Enrico Hoppes che si accentra. Ancora Scarlatella il tiro a sfiorare il palo di sinistra. Adesso la punizione per Pina. Pallone sulla barriera. Il passaggio era stato di Bellini. Azione però ancora viva con Corrias sulla corsia di destra. Il pallone in mezzo traversa. E poi da due passi Folleri non riesce a realizzare il gol che avrebbe mandato le due squadre ai calci di rigore. Incredibile. Finisce così con lo Sport Village che sostanzialmente prende tutto, giallorossi campioni Champions Cup Master 2016. Impressioni a caldo, campioni, siete riusciti a fare, siamo valorato la manita, che impressioni a caldo, ecco. Sicuramente siamo
siamo contenti. Scarlatella, momenti di limone. La squadra è buona, è forte, diciamo che secondo me partiamo da favoriti, siamo tutti bravi a mantenere giusto, a rispettarlo. Ascolta, cosa è successo nelle ultime due partite, perché avete sofferto un po' inevitabilmente rispetto all'inizio campionato? Sicuramente le squadre che abbiamo incontrato erano squadre forti, infatti abbiamo semifinale e finale, quindi semifinale siamo andati bravi e sfortunati, abbiamo vinto i rigori, oggi loro erano bravi, organizzati, gente che secondo me gioca l'intervista anche a loro. Però siamo andati bravi a soffrire e a portarla a casa. Una dedica per questa Champions Cup Master, se ce l'ha. Una dedica? Tutti quelli la che dedico ai miei compagni e agli attaccanti che non passano la palla. Per il resto... Grazie Chicco e complimenti ancora!